Allora, come ho detto, il libro è sempre questo qui, per chi non avesse visto i video precedenti. Come ho detto, il Daggard di Bingen è piuttosto famosa, nel senso che mentre il Rade di Landsberg non è conosciuta, a meno che appunto uno non si sia andato a fare uno studio specifico, il Daggard di Bingen viene molto più citata ed è stata molto più riproposta negli ultimi tempi. Non solo comunque da femministe cristiane, ma anche da certi siti Wiccan, o comunque da persone, anche da siti per dirvi sulla storia della donna, che hanno tirato fuori questo nome. Allora, io devo dire la verità, i primi tempi che sono stata dietro comunque a Hildegarda di Bingen, ammetto che l'ho giudicata un po' troppo, cioè l'ho giudicata con un giudizio un po' troppo draconiano, cioè ho fatto un po' l'errore di giudicarla con gli occhi di adesso, quindi non, comunque non tenere presente il contesto in cui la signora Hildegarda di Bingen si era formata. Per di più devo anche ammettere, lo dico un po' la mia difesa, ecco, nel senso, mi sono resa conto comunque che ho sbagliato, quindi ripeto che tutto quanto ho scritto alcuni anni fa, o comunque tutto quanto avrò detto nei miei video, non solo quello dedicato all'Hildegarda di Bingen, ma anche a quelli che ho fatto più dedicati al discorso della teologia anche maschile, ecco, soprattutto maschile. Può essere che magari mentre parlavo di Tommaso d'Aquino tiravo fuori comunque nomi come Hildegarda di Bingen o Giuliana di Norwich. Allora, riconosco che ho sbagliato, nel senso che il mio giudizio troppo draconiano su Hildegarda di Bingen è stato un po' causato da questi due fattori. Allora, in primis perché comunque lei resta comunque una donna cristiana, una monaca, quindi comunque tutto quanto lei ha scritto, ecco, gran parte delle cose che ha scritto ovviamente lei le ha viste da un punto di vista cristiano, quindi non si può, ecco, una per dirvi come me, non può trovare le riflessioni mistiche di Hildegarda di Bingen che ci parla del Dio cristiano, del Redentore, non può trovarle nelle sue corde. Quindi è per questo che io non posso considerarla una mia eroina, cioè mentre io considero altre donne, ovviamente che sono venute dopo di lei, per forza di cose. Le considero più delle mie eroine da cui appunto prendere spunto, ispirarmi, perché comunque sono state importanti nella mia formazione culturale, o comunque artistica, musicale, quindi sono un po' le mie eroine a cui mi ispiro. Hildegarda di Bingen io non posso apprezzarla da un punto di vista di scritti quando lei va a scrivere di Gesù Cristo, Dio Padre e compagnia. Posso però apprezzarla da quando lei, ad esempio, parla, ad esempio per dirvi la sua musica, lei era anche musicista, è stata una delle prime donne, ecco, a firmare, cioè donne note, perché in realtà la donna ha sempre suonato nella storia, cioè già a partire dagli Egizi, per dirvi, anche prima dai Fenici, le donne in realtà suonavano, però le immagini che noi abbiamo, le sculture, i bassorilievi che noi abbiamo di donne che, o gli affreschi per dirvi, papiri egizi, di donne che comunque suonano, poi io sotto vi metterò delle immagini, noi non abbiamo il nome della musicista che sta suonando, cioè per dirvi abbiamo un affresco egizio che ci mostra una donna che suona, la musicista, però non abbiamo il suo nome, quindi è stata una musicista, sì, però è senza nome. Hildegarda di Bingen invece ha fatto eccezione perché noi sappiamo che le cose che ha ideato, che ha composto, sappiamo che sono appunto attribuibili a lei. Quindi rispetto ad altre donne che erano musiciste ma sono rimaste anonime, anche della sua epoca, noi abbiamo comunque il suo nome. Quindi posso apprezzarla da un punto di vista di conoscenze erboristiche o conoscenze musicali, questo sicuramente, indubbiamente. Devo dire però che io l'avevo anche giudicata un po', l'ho giudicata veramente in maniera troppo draconiana, cioè è stata forse anche una delle poche volte che in realtà mi sono lasciata un po' andare a una pretenziosità fuori luogo, anche perché comunque lo dico un po' a mia discolpa, ecco, non voglio ovviamente
cioè arrampicarmi sugli specchi, però se devo essere oggettiva devo dire che io comunque nei miei video passati di tanto in tanto ce l'ho tirata fuori, l'avrò citata magari in maniera molto sprezzante. Devo dire che comunque in quel periodo lì io ero veramente provocata quasi ogni giorno da personaggi fastidiosi e molesti, ascrivibili comunque al cristianesimo, che mi tartassavano. Quindi devo anche dire che certe mie risposte piccate o comunque sarcastiche o comunque troppo draconiane contro un'Ildegarda di Bingen piuttosto che contro una Giuliana di Norwich piuttosto che contro una Simone Veil erano date non tanto perché io in quel momento lì ero, diciamo, oggettiva, ma perché venivo comunque provocata con cattiverie, spottò, prese in giro. Ad un certo punto la pazienza va un po' a quel paese, quindi di fatto io in quel periodo lì ho fatto un po' scrivibile, direi 2012, ecco, 2014, anche un po' dopo, cioè in realtà quei video lì che ho fatto, dove comunque sicuramente avrò detto comunque delle cose non troppo oggettive su Hildegarda di Bingen, devo dire che in quel contesto lì comunque avevo un po' le scatole girate, perché purtroppo venivo, cioè venivo comunque tartassata con queste continue spottò, perdite di tempo, di gente che comunque lasciava commenti cretini, quindi di fatto se ho risposto male è stato anche per quel motivo lì. Riconosco adesso obiettivamente che ho sbagliato comunque a lasciarmi prendere la mano da questo giudizio avventato contro il Delgarda di Bingen, perché cioè anche, lo riconosco adesso perché comunque la rabbia mi è sbollita. E se i cristiani di adesso sono alcuni, sono insopportabili e dementi, non è che è colpa di Garda di Bingen, capite? Però ovviamente all'epoca se prendevo la palla al piede per rispondere, ovviamente magari ci tiravo fuori anche lei piuttosto che una Giuliana di Norwich, probabilmente, anzi sicuramente in determinati video o contesti avrò detto che erano delle mentecatte, gerbine, eccetera, eccetera. Me ne dispiaccio perché comunque ci sono state un paio di persone che mi hanno fatto delle critiche argomentate, quindi non critiche così cretine e dei soliti deficienti che purtroppo devo leggere o devo sopportarmi. Ci sono state appunto un paio di donne che, una era anche peraltro cristiana, abbastanza di cultura, che mi hanno fatto notare degli aspetti di Hildegarda di Bingen che effettivamente, pur essendo ascrivibili comunque al cristianesimo, quindi di fatto, cioè al cattolicesimo, quindi di fatto in realtà una donna che non sia cristiana non può prenderla come eroina. Però mi hanno fatto notare un paio di aspetti dell'opera o comunque della persona di Hildegarda di Bingen che effettivamente possono essere considerabili una sorta di proto-emancipazione della donna. Quindi devo ammettere che attualmente, che ovviamente la rabbia mi è un po' sbollita per determinate cioè, faccende che avevo subito in quel periodo lì da parte di certi personaggi ascrivibili a certi siti cristiani, eccetera, eccetera, su cui adesso non entro in merito. Anche perché ero continuamente assediata da questi commenti dementi, deliranti, di sfottò, che ad un certo punto la mia pazienza e la mia cortesia andavano a quel paese, cioè scendevo al livello dei personaggi in questione. Quindi ho sbagliato sicuramente a prendermela contro Hildegarda di Bingen per la deficienza di persone che non c'entrano niente, che non sono lei, voglio dire, però al di là di questo. Queste due ragazze mi hanno fatto riflettere su certi aspetti di Hildegarda di Bingen e di fatto poi vi metterò anche il link vi metto sotto il primo video, sono andata a leggere i commenti di quest'altra ragazza che ha commentato, ha fatto notare un paio di cose su cui io effettivamente in quel video non avevo poi più di tanto posto attenzione.
cioè sul fatto che comunque il Die Garda di Bingen, pur essendo, ripeto, ascrivibile al cristianesimo cattolico, in realtà aveva comunque una visione, diciamo, non mortifera della femminilità. Nel senso che le sue consorelle potevano, lei le esortava addirittura a mettersi le ghirlande di fiori e a tenere i capelli lunghi e sciolti, mi pare di ricordare. Considerato comunque che in quel periodo e anche un po' dopo c'erano teologi che comunque sostenevano che il corpo della donna era indegno, inferiore, mostruoso, un sacco di escrementi a Coudon de Cluny, per dirvi. Animale mestruato, paupaupalia, insomma, tutte le cose ascrivibili alla misoginia cristiana. Peraltro, idee che erano comunque introiettate da altre sante dell'epoca, ad esempio Santa Caterina da Siena era una donna che oggigiorno definiremmo masochista, perché comunque rinnegava il suo corpo, la sua femminilità, la disprezzava, si considerava tentatrice, quindi aveva comunque introiettato la misoginia cristiana contro la donna e contro il corpo della donna. Il Die Garda di Bingen invece fa eccezione perché comunque in un'epoca dove da un punto di vista teologico serpeggiavano comunque già delle forme di sessuofobia o di vero e proprio schifo, ecco, di odio misogino contro il corpo della donna, lei in realtà non interiorizza questa misoginia, tipica magari di alcuni teologi del suo tempo o anche prima, e invece esorta le donne, le sue consorelle, a, diciamo un po' questo termine, a farsi belle, mettersi le ghirlande di fiori. È vero che qui non stiamo parlando, ripeto, di emancipazione femminile, quindi non si può dire che il Die Garda di Bingen potesse avere in mente cose tipo la minigonna, piuttosto che, ovviamente, sarebbe ingiusto da parte nostra fargliene una colpa, ed è stato ingiusto da parte mia, tra virgolette, fargliene una colpa. Ecco, comunque aspettarmi che lei dovesse dire chissà quale cosa di emancipazione. Mi rendo conto che va presa calata nel contesto della sua epoca e quindi riconosco che comunque già che una donna cristiana, comunque nata in quel contesto lì, che doveva comunque agire dentro quelle direttive lì, invece di interiorizzare la misoginia del suo tempo, riesce comunque a valorizzare il corpo femminile dicendo anche questa, semplicemente questa cosa di non mettersi il velo, tenere i capelli lunghi e mettersi le ghirlande di fiori, vuol dire che comunque è già un qualcosa di ascrivibile a una forma di autodeterminazione femminile. Quindi sì, in tal senso io posso dare ragione alla ragazza che appunto aveva commentato, ecco, poi se le fa piacere magari lei lascerà sotto il commento che aveva scritto, ecco, magari se le fa piacere lo lasci pure sotto anche tutto questo, così almeno potete leggere dalle sue stesse parole. Ecco, in tal senso anch'io posso convenire, posso essere d'accordo che il fatto che il Die Garda di Bingen dicesse alle sue consorelle di tenere i capelli tutti fatti bene, tutti acconciati bene, quindi non in maniera mortifera di tagliarli magari in segno di disprezzo per il corpo della donna tentatrice, col fatto che comunque lei dica fatevi belle, mettetevi le ghirlande, effettivamente in tal senso io posso vederci una sorta di emancipazione femminile o comunque di autodeterminazione femminile, il poter scegliere. Poi certamente non stiamo parlando di una donna che poteva avere in testa i concetti che abbiamo oggigiorno ed è sbagliato, riconosco che qui il mio giudizio draconiano contro di lei è stato sicuramente fuori luogo, sbagliato proprio anche nei confronti della stessa Hildegard, a cui chiedo scusa, ecco, chiedo scusa in primis a lei, se me la sono presa contro di lei. Diciamo anche che, vabbè, a mio discapito dico che in quel periodo lì ne subivo di cotte di crude da parte di certi personaggi, quindi vabbè, se sono uscita fuori dai, diciamo, dai ginger, insomma, c'era comunque dietro una ragione. Ho comunque sbagliato ad avere quell'atteggiamento lì troppo draconiano nei confronti della figura di Hildegard di Bingen e sicuramente ringrazio queste due ragazze, soprattutto la seconda ragazza, appunto, che ha lasciato il commento sotto il video, che mi hanno permesso di
andare un po' oltre comunque l'analisi, ecco, una prima occhiata che potevo dare comunque al Degard di Gundogan. E poi comunque, facendo anche presente questo discorso che lei, pur essendo una monaca, ha comunque scritto un qualcosa che potremmo valutare una prima forma comunque di riflessione sul piacere sessuale femminile. Direi che anche questo è sicuramente un elemento positivo. Quindi i due elementi di Hildegarda di Bingen che mi sono stati fatti osservare da queste ragazze, che avevano commentato, hanno commentato, ecco, una è venuta a dirmelo per mail parecchi anni fa, l'altra ragazza l'ha lasciato sotto come commento, la loro, ecco, comunque la loro precisazione sul Hildegarda di Bingen, devo dire che è stata utile perché io comunque questi aspetti, chiamiamoli di proto-emancipazione femminile, di proto-autodeterminazione della donna, non li avevo colti. Quindi loro hanno fatto bene comunque a venirmelo a dire e a esporlo in maniera, diciamo, in maniera esposto bene, scritto bene, perché comunque mi hanno permesso di vedere degli aspetti che io, nel mio giudizio troppo avventato e ammetto completamente fuori luogo, non avevo colto su Hildegarda di Bingen. A mia difesa posso dire che, ripeto, in quel periodo lì comunque avevo veramente i nervi a fior di pelle proprio per questo discorso di continui commenti cretini che ricevevo. Ad un certo punto sono scesa al livello di questi personaggi. Adesso che sono molto più, diciamo, mi è sbollita la rabbia, sono molto più riflessiva, riconosco che obiettivamente le mie prime analisi a Hildegarda di Bingen, soprattutto in quel periodo lì, erano state veramente troppo avventate, completamente fuori luogo e ecco, cioè non ha senso, ripeto, rivedere Hildegarda di Bingen con gli occhi di adesso, cioè aspettarmi da lei che chissà che cosa poteva scrivere. Cioè, non posso aspettarmi che lei nella sua epoca scrivesse le cose che ha scritto Mary Daly in pieno Novecento. Se me lo aspettassi, ecco, se me lo aspetto, sono io la stupida, perché, ripeto, bisogna comunque cercare di inquadrare il contesto storico. Quindi vi dico che, pur essendo una figura comunque della Chiesa Cattolica e comunque anche stimata dai cattolici che la tirano fuori oggigiorno come dimostrazione dal loro punto di vista che la Chiesa non è mai stata misogina, certo ovviamente loro lo stanno strumentalizzando, perché all'epoca la signora Hildegarda di Bingen, esattamente come la signora Margherita Porete che arriva un po' dopo, dovevano stare ben attenti a quello che dicevano, Margherita Porete è stata bruciata. Comunque oggigiorno i cattolici la tirano fuori per dimostrare che la Chiesa è sempre stata dalla parte delle donne. È una deficientata ed è una strumentalizzazione, comunque in realtà è un nome che trovate citato anche sui siti cattolici. Diciamo che Hildegarda di Bingen a donne che comunque non sono cristiane può comunque essere un modello positivo, parlando di storia delle donne, allora innanzitutto perché comunque era un erborista, e questo non c'entra col discorso di cristianesimo sì, cristianesimo no. In secondo luogo perché era musicista, e anche questo non c'entra con un discorso di cristianesimo sì, cristianesimo no. In terzo luogo perché comunque, pur con tutti i limiti della sua idea cristiana e del suo contesto culturale cristiano, in realtà Hildegarda di Bingen riesce comunque ad anticipare, anche se con tutti i limiti ovviamente, però riesce comunque in un certo senso ad anticipare un discorso di autodeterminazione, di scelta della donna, in questo caso anche di esaltazione della bellezza della donna. In un'epoca dove appunto il corpo femminile veniva visto molto spesso come ricettacolo di impurità, sporcizia, peccato, male, inferiorità, eccetera, eccetera, eccetera. Appunto, ho citato Don De Cluny, la donna, sacco di escrementi, o animale mestruato, se volessimo qua o qua. Hildegarda di Bingen riesce comunque a non interiorizzare quella visione negativa del corpo della donna, e anzi addirittura lei dice alle sue consorelle di farsi belle, mettendosi le ghirlande in testa, ghirlande di fiori in testa, e quindi io già questo riconosco obiettivamente che comunque è una sorta di proto-emancipazione della donna, ancora imperfetta, perché comunque era ancora iscritta in questo discorso comunque di restare cristiana, però voglio dire,
credo che da non cristiana si possa apprezzare questa cosa del degrado di Mingan. Quindi, il suo essere musicista, il suo essere erborista, quindi in un certo senso anche medica, dottoressa, e questi spiragli di proto-emancipazione della donna, di autodeterminazione della donna. Tra l'altro, la stessa Hildegard di Bingen, e la ragazza che ha commentato il video l'ha proprio detto chiaramente, in un certo senso scrive, è la prima a scrivere di piacere sessuale femminile, quindi ovviamente sempre in maniera non paragonabile a come ne parliamo noi oggigiorno, però comunque è da riconoscere. Allora, i difetti di Hildegard di Bingen sono principalmente, ecco, dal mio punto di vista almeno, poi vabbè, se una donna è femminista cristiana, magari anzi, senza il magari, per lei non sono difetti, però dal mio punto di vista i difetti di Hildegard di Bingen sono quando lei dice questo discorso del sacerdote come immagine del Cristo Redentore, quindi di fatto lei dice che la donna non può fare la sacerdotessa, proprio la sacerdotessa di questo Dio cristiano, proprio perché questo Dio cristiano si è fatto unicamente uomo e quindi è l'uomo prete che può rappresentare questo Dio, la donna non può rappresentarlo. Alcune frasi che lei ha scritto su questo discorso di sacerdozio, poi sotto ve le metto, vabbè, dal mio punto di vista lì ovviamente è un difetto di questa Hildegard di Bingen. Però, ripeto, non posso più di tanto fargliene una colpa perché mi rendo conto che non si può pretendere che all'epoca Hildegard di Bingen dicesse che il Cristo Redentore maschile non va bene per le donne, cioè sarebbe, è inconcepibile poter pensare una cosa del genere, è ingiusto pretendere una cosa del genere, una tale forma di emancipazione da una donna che comunque è vissuta nell'anno 1000. Quindi chiedo scusa effettivamente per un certo giudizio troppo draconiano e avventato che ho avuto nei suoi confronti, o comunque anche nei confronti, per dirvi, di una Giuliana di Norwich o di una Margherita Porete, perché un po' perché, vabbè, avevo un po' le scatole girate, quindi di fatto, vabbè, mi sono lasciata prendere da una vena fuori luogo, polemica, aggressiva, che, vabbè, questi personaggi me li tolgono fuori dalle mani, però d'altra parte, vabbè. Sono scesa al loro livello. Dall'altra perché non avevo comunque colto gli aspetti proto-emancipatori di queste figure, quindi ringrazio comunque queste due ragazze che mi hanno fatto riflettere meglio su queste cose. Allora, in sintesi vi ho dato un po' le cose che era utile da sapere, magari vi leggo giusto un paio di passaggi, di citazioni prese dal libro. Allora, Hildegarda, la cittadina di Bingen, ecco, è nata lì, sulle rive del Reno, ha celebrato nel 1979 l'ottavo centenario della morte. Lì si vedono ancora i resti parzialmente restaurati del monastero che lei amministrava. Nata nel 1098 a Bockelheim, o più probabilmente a Bernersheim, come è stato stabilito di recente, Hildegarda era la decima figlia di una famiglia di piccola nobiltà. Ebbe sempre una salute molto delicata, eh. A 8 anni era stata affidata a una monaca, a 15 anni ha preso il velo, poi è stata nominata come badessa per succedere a Jutta, che era appunto la monaca che l'aveva istruita, e più tardi, verso il 1147, con 18 sue monache, venne a stabilirsi a Bingen, che domina il Reno. In seguito fondò un altro convento, stavolta sulla sponda destra del fiume. Ovviamente lei fin da piccola ha queste visioni su questo Dio cristiano, ovviamente qui adesso cioè non ci interessa, nel senso le visioni mistiche che lei ha avuto hanno senso, comunque sono apprezzabili solo se siete cristiani, altrimenti se non siete cristiani non potete trovarle interessanti, non no, magari le trovate interessanti, però non sono comunque legate a un discorso di emancipazione femminile. Comunque lei comincia a vedere praticamente questa luce, dalla mia infanzia, prima che le mie ossa, i miei nervi e le mie vene si fossero consolidati, fino a questo momento in cui ho più di 70 anni, quindi è arrivata, ha fatto una vita molto longeva, vedo sempre nella mia anima questa visione, questa specie di luce divina,
che la mandava in estasi. La luce che vedo non è locale, ma infinitamente più brillante del nembo che avvolge il sole. Per me questa luce si chiama l'ombra della luce vivente. Come il sole, la luna, le stelle si riflettono nelle acque, così gli scritti, i discorsi, le virtù e certe opere umane rivestite di forme risplendono per me in questa luce. Serbo a lungo la memoria di tutto ciò che ho visto o appreso in questa visione. Queste confidenze di Hildegarda riassumono la sua esistenza. Soggetta a visioni soprannaturali dall'età di 3 anni, lei comincia a scriverle nel 1141. Queste raccolte costituiscono le sue tre opere principali, il Libro dei Meriti della Vita, il Libro delle Opere Divine e, più ancora, il primo e più importante, lo Scivias, che si può tradurre con Conosci le vie del Signore. Gliene si attribuiscono anche molte altre, anche con certezza, come un libro di semplice medicina o un libro di medicina composta, che è una specie di storia naturale, o un'altra, ignota lingua, forse una proposta di riformare l'alfabeto e della trascrizione del tedesco e del latino. Infine, un'abbondante corrispondenza con personaggi del suo tempo come Papa Eugenio III piuttosto che l'imperatore di Germania Corrado, che comunque le chiedevano dei consigli. Allora, questo Scivias, solamente ripeto che è uno scritto totalmente cristiano, in linea comunque con queste sue visioni mistiche, tra l'altro, se ricordo bene, le frasi automisogine, ecco, definiamole così, sul discorso del Dio uomo e del prete uomo che rappresenta Dio, e non così anche la donna. Sono prese dallo Scivias, anche se c'è da dire che il Hildegarda di Bingen cerca di salvare i salvabili dicendo che l'aspetto che Dio è principalmente maschio, però ha preso comunque la carne del suo corpo maschile dalla femmina Maria. Ecco, questo è un po' il tentare di salvare il salvabile che il Hildegarda di Bingen tira fuori. È ovvio che comunque stiamo sempre parlando di un Dio maschile, quindi cioè, è comunque un concetto che non può andare bene per le donne, però ripeto, mi rendo conto che Hildegarda di Bingen non poteva essere una Mary Daly, non ne avrebbe comunque potuto avere neanche gli strumenti culturali o sociali per poterlo essere, quindi non gliene sto facendo comunque più di tanto una colpa. Magari, anzi, ripeto, avevo già anche fatto un po' questa ipotesi che probabilmente c'era arrivata anche lei a questa idea del fatto che il Dio maschile non poteva essere più di tanto liberatorio, ecco, emancipatorio, comunque sensato parlando di donne, però non poteva dirlo, non poteva scriverlo, ecco, magari c'era arrivata anche lei. Lasciamoglielo un po' come ipotesi, ecco, come beneficio del dubbio. Comunque niente, ecco, comunque come ho detto, la cosa che comunque ci interessa di questa sua opera non è tanto gli inni, lodi in onore di Gesù Cristo, ma il discorso del fatto che anche questa è un'opera enciclopedica, esattamente come quella della donna che vi ho citato prima, il Rade di Landsberg. Anche l'opera di Hildegarda di Bingen è un po' un'enciclopedia, dove praticamente vi trovate condensate tutte le scienze, ecco, le conoscenze del XII secolo. Quindi teologia, poesia, musica, per dirvi, l'abbiamo detto prima anche medicina, botanica, per dirvi, quindi è comunque un'opera degna di nota, ecco, per quanto, ripeto, sia comunque iscrivibile a un discorso di cristianesimo. Comunque è un'opera enciclopedica che contiene tutto il sapere del XII secolo, segno che Hildegarda di Bingen era una donna che aveva praticamente tutte le conoscenze, non solo del suo periodo, ma anche del periodo a lei precedente. Quindi una donna dal sapere enciclopedico. Va bene, allora, per chi non lo sapesse, comunque ci è pervenuta anche la musica di Hildegarda di Bingen, su YouTube la trovate caricata e vi consiglio di andare a sentirla perché comunque è vero che sono cose cristiane, però in realtà uno le può ascoltare anche così, le può apprezzare anche semplicemente da un punto di vista musicale, cioè non è che uno deve per forza essere cristiano per apprezzarle. Niente, direi che in sintesi vi ho detto un po'
Vi ho detto un po' quanto era utile da sapere. Allora, anche qua abbiamo visto praticamente tutto ecco, almeno gli stralci più importanti del secondo capitolo, dove si parlava appunto delle monache, delle badesse importanti di prima dell'anno 1000 e anche dell'anno 1000. Il terzo capitolo, ecco, la terza sezione, si apre poi con una donna laica, quindi non una suora o una badessa, ma una donna laica, una nobildonna, Duoda, che vedremo nei prossimi video. Visto lezione, io questo capitolo in realtà ovviamente l'ho già letto prima e ho già fatto anche uno scritto su Duoda. Comunque nel prossimo video vedremo appunto lo scritto di Duoda, una delle prime scrittrici laiche già a partire dall'anno 1000. Precisamente anche un po' prima dell'anno 1000 in realtà. Un po' prima dell'anno 1000. E quindi nel prossimo video vedremo anche Duoda, ecco che il capitolo è piuttosto lungo, però lo vedremo, ecco le cose importanti da sapere, vi faccio vedere quant'è il capitolo su Duoda. Tutte queste pagine, ai signori che dicono che la donna non ha mai scritto niente nella storia, non ha mai fatto niente nella storia, tutte queste cose ci sono da sapere su Duoda, eh. Va bene, concludo qui. Spero che sia stato un video utile e interessante. Andate poi a sentire anche il primo video che avevo fatto su Hildegarda di Bingen. Sotto vi metto anche gli approfondimenti. E ringrazio tutte le persone che hanno ascoltato il video e che lo apprezzeranno. E soprattutto ringrazio queste due ragazze. Ecco, poi se vorranno magari esporsi loro, ecco, lasciando sotto commenti, nel caso vogliano. Ovviamente possono commentare. Così, ecco, se visto che avete comunque studiato meglio di me la figura di Hildegarda di Bingen, potete lasciare appunto sotto approfondimenti o comunque i vostri punti di vista. Così, appunto, ampliamo il discorso. E ovviamente devo ringraziarvi perché comunque se non fosse stato anche per il vostro punto di vista, io non avrei comunque rivisto Hildegarda di Bingen, cioè non l'avrei comunque, non mi sarei comunque messa in discussione, perché comunque devo dire che non è che va bene, non è una figura che comunque è la mia eroina, però comunque riconosco che ho avuto un giudizio sbagliato nei suoi confronti. E se non mi si fosse fatto notare appunto questi aspetti della, chiamiamola, proto-emancipazione femminile attribuibile alla sua figura, io sarei andata comunque avanti spedita per la mia strada e via, per dirvi, e quindi ho comunque rivisto in parte il mio giudizio. Cioè, ho cercato comunque di essere un giudizio un pochino più oggettivo e onesto. Va bene, allora niente, concludo qui. Spero che sia stato un video utile e interessante. Lo dedico appunto a queste due ragazze che mi hanno lasciato commenti intelligenti e interessanti. Comunque se ho ripreso l'argomento Hildegarda di Bingen lo devo proprio al fatto dell'aver letto commenti, diciamo, scritti bene, argomentati, quindi non i soliti commenti cretini o comunque che mi fanno venire proprio il nervoso, proprio parlo di persone che appunto parlano con cognizione di causa, comunque persone che rispettano, quindi non persone che aggrediscono, robe del genere, quindi di fatto mi hanno messo nell'ottica di essere invogliata a riprendere il tema. Quindi vabbè, spero comunque con questo video di aver messo comunque di aver messo un cerotto, comunque diciamo un po' così, sul mio sbaglio che comunque avevo fatto anni fa, per i motivi che ho spiegato. Avevo fatto un'analisi, è vero, non pertinente, non oggettiva, Hildegarda di Bingen, comunque a Giuliana di Norwich. Giuliana di Norwich ve la metto sotto, ecco. Poi vi metterò sotto anche Margherita Forete e Guglielma dei Guglielmiti, ecco, Suor Maifreda e Santa Guglielma dei Guglielmiti, così andate anche ad approfondire queste donne cristiane che comunque peraltro vennero accusate di eresia, perseguitate dall'Inquisizione, che erano comunque cristiane dissidenti dalla Chiesa, anche se io non posso comunque pensarla come loro, parlando di cristianesimo. Però comunque erano cristiane coraggiose e dissidenti dalla Chiesa, quindi è giusto comunque conoscerle per una storia della donna a 360 gradi.
quindi non è che posso metterci solo le donne che piacciono a me. È giusto parlare di tutte le donne che hanno fatto la storia, quindi anche se a me magari non dicono nulla o comunque magari non la penso come loro. È giusto dare spazio anche a quelle donne lì. E quindi spero che questo video, dove ho ripreso il desiderio di Bingen, sia molto più utile e propositivo rispetto alle volte che la citavo nei video precedenti, dove ero comunque, appunto, avevo un po' questi preconcetti, o comunque avevo un po' il nervoso a fior di pelle, quindi l'ho trattata in maniera non pertinente. Chiedo scusa anche alla stessa di Becca di Bingen, perché se l'ho usata un po' così per sfogare il nervoso, con dei commenti un po' comunque cattivi o fuori luogo, devo dire anche a mio discapito che comunque venivo veramente provocata con stupidate, sciocchette, prese in giro, scottate, veramente ad un certo punto mi facevano andare il sangue alla testa, quindi di fatto ho usato magari le espressioni che oggigiorno non riuscirei per parlare comunque appunto di Hildegard di Bingen piuttosto che Giuliana di Norwich. Fermo restando che io non condivido neanche la loro visione di cristianesimo, fermo restando questo, però vabbè, è giusto trattarle in maniera oggettiva. Va bene, concludo quel video e ringrazio tutte le persone che l'hanno visto e tutte le persone a cui piacerà.